Allora, siamo a Santa Anastasia, alla Madonna dell'Arco, la chiesa dedicata alla Madonna dell'Arco, e ora entriamo, vi faccio vedere un po' l'esterno di questa bellissima chiesa antica. Dove lunedì in Albis, tra domenica e lunedì, domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo, si festeggia questa Madonna con chiaramente fuenti, con tutta una serie di cose che in questo momento non vi dirò, perché vi farò subito entrare in chiesa e farete le vostre constatazioni. Una Madonna miracolosa. Io sono molto attratta, quindi questo non è un viaggio tanto di arte, ma anche di devozione da parte mia. Certamente il tempo non è dei migliori, ma guardate questo portale quanto è bello, la porta centrale. Allora entriamo in chiesa e farò vedere le cose belle, sconvolgenti, anche perché c'è tutta una storia, una leggenda, verità, poi fate voi. E questo video lo dedico a tutti i miei amici, che, con i quali noi in genere festeggiamo questa Madonna, e soprattutto anche le persone che fanno le tamurre, le tamurriate, e sono devoti alla Madonna dell'Arco. Amici, guardate, state con me. C'è anche la messa. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano
Questa è la Cappella del Santissimo Sacramento, guardate com'è bella. E ora vi faccio vedere il sudario. Questo popolo ne onora come l'altra, ma il suo cuore è lontano da me. In vano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono i precetti di uomini, trascurando il comandamento di Dio. Voi se vi avvicinate, la Madonna trasuda attraverso questa pietra. Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre. E chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: ora questa emozione me la voglio vivere solo io. Buona giornata a tutti, una preghiera per tutti. Vi lascio.